Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. So che siamo in estate, quindi c'è sicuramente meno gente che guarda i video, ma io continuerò imperterrita finché avrò qualcosa da dire. Ok, questa è la mia filosofia. Detto ciò, comunque mi sono appena svegliata, quindi perdonate, ho due occhi gonfissimi perché sono giorni che non riesco a dormire bene. Sto ancora vloggando con il telefono. Sarei dovuta andare in palestra stamattina. Praticamente mi sono iscritta a una nuova palestra. Non andrò più dove andavo prima col personal trainer perché, uno, la palestra è troppo lontana. E due, appunto, ci mettevo veramente troppa quantità di tempo proprio tra lezione, andare e tornare. Quindi dicevo, non sono andata per il semplice motivo che io non soffro mai per il ciclo. Sono una di quelle persone, fortunatamente, che non ha dolori pre o post mestruali. Anzi, forse l'unica cosa che mi viene è il mal di testa. Ieri sera sono stata malissimo. Non so perché, faccio proprio male la pancia, sono gonfissima questi giorni. Ieri ero super agitata, super nervosa, piangevo, ho pianto la mattina e la sera per cavolate. Poi ho visto la fine di The Vampire Diaries, quindi che ve lo dico a fare. Questa vita ti mette costantemente alla prova. Quindi prima cosa devo fare colazione, sto ancora facendo la chetogenica, questa dovrebbe essere l'ultima settimana. Però con questo tipo di chetogenica sto andando meglio perché ho un po' più di cose interessanti, quindi appunto oggi tipo mi devo fare questo frullato di latte di cocco, poi ci sarebbe cacao, burro d'arachidi, che però ci faccio tipo una pastina e la mangio a parte. Allora, praticamente devo fare un sacco di cose oggi. Prima tra tutte, oggi torna mia sorella e io mi ero appropinquata della sua camera. Avevo fatto tipo una sorta di mini posto dove mettere tutte le mie cose. Devo praticamente ritogliere tutto quanto, come rispostare quelli. Il problema è che non so proprio come farò. Poi vi avevo fatto vedere che ho comprato le Crocs, queste qui platform. Tra l'altro mi chiedete in continuazione dove comprarle. Io le ho prese sul sito online della Crocs. Se cercate Crocs Platform, le sto adorando e praticamente mi sono arrivati anche tutti i vari charm, tutti i pin, vedete che sono questi aggeggini che si attaccano sopra, da AliExpress. Li ho presi tutti da AliExpress. Come vedete ci sono anche cose a tema BTS, sono troppo carini. C'è il Borahe, ci sono anche tutti i vari personaggini dei BT21, poi vabbè io ho aggiunto JK perché fa stile, catenine, cose, insomma poi ve lo componete come vi pare, però sono troppo belline così. Quindi niente, ve le volevo far vedere anche perché mi chiedete sempre su Instagram in continuazione, anche se io continuo a rispondere, continuano ad arrivarmi comunque richieste. Ciao, Guendalina. Ciao. Poi qui che abbiamo Amaruf. Sì, devi sempre aspettare qualcosa. Spiegami che cosa vorresti da me. Poi rifare il letto, ovviamente. Qui, tra l'altro, non vi ho fatto vedere cosa è successo l'altro giorno. È uscito un nuovo album, ok? Pesa un casino. E lo volevo mettere qui perché ho tolto i peluscini per fare una cosa un po' più estetica. Anche se, insomma, un po' più estetica non credo, visto il bordello che c'è là sopra. Lo metto sulla mensola, mi crolla la mensola, mi fa un buco gigante. Quindi l'ho rispostata, l'ho messa un po' più bassa. Infatti, ho dovuto togliere la scritta Ilaria che c'era qua e coprirla con l'album. Non so. Veramente non so. Quindi in tutto ciò appunto devo un attimo capire dove mettere le cose che adesso toglierò dalla camera di mia sorella. Dopo devo uscire, devo andare dal cinese a prendere delle cosine. Devo andare a spedire dei pacchetti, quindi oggi giornata intensa. Ho da montare tre video, tutto ciò ripeto col ciclo, mal di pancia, gonfiore, rodimento di chiul così a caso. Può essere che dopo avrò un mental breakdown perché sono giorni che sto pensando a una cosa e se mi gira la faccio, quindi vediamo. Ma intanto, prima di fare tutte queste cose, ovviamente skincare, utilizzo i soliti prodottini di Yepta, questi che mi vedete usare sempre. Tra l'altro è ancora attivo il codice, non so ancora per quanto, quindi approfittatene perché vi ho visto che avete fatto 1000 ordini. Continuate così perché sto ricevendo solo feedback positivi, quindi se volete entrare nel team pelle perfetta dovete assolutamente usare il codice IlariaCorea, che appunto vi dà il 40%, più se spendete almeno 79 euro vi danno anche la fascetta per quelli in regalo, che ora non ho perché sta sempre a lavare sta cacchio di faccetta per capelli. Quindi ovviamente doppia detersione al primo posto, massaggio bene. Tra l'altro appunto mi deve venire il ciclo, quindi mi sono un po' venuti dei brufoletti, ma poi da quest'altra parte tipo un'altra pelle, quindi vai a capire. Ora uso la foam, che tra l'altro mi è quasi finita, ne basta veramente veramente poca. The Mist Have, che mi è quasi finito.
Ora, sierino, questo è quello che uso per il giorno. Allora, questo lo vado a mettere nella zona, diciamo, della fronte, che poi tra l'altro mi ha pizzicato pure una zanzara, che bello. E poi, visto che oggi appunto abbiamo un po' di imperfezioni, switcho con questo qua, che è il The Purify Hero, e lo vado a picchiettare sulle zone soprattutto delle guance. Poi ovviamente cremina, sempre di Yepta, e poi uso la mia cremina, questa qui da sole. Importantissima, per favore mettetevela sempre, grazie. Allora, missione 1 è stata completata. Ho rimesso tutto a posto, pulito per terra, passato, cosato, eccetera. Ora, poi, queste cose dove andranno non lo so. Questo qui è l'outfit veramente super svogliato di oggi. In realtà non sono molto convinta sull'occhiale e tutta questa catena che appunto ho preso da Primark l'altro giorno. Non mi convince per niente, quindi credo questo verrà eliminato dall'equazione. Per il resto, mio solito outfit nero, ovviamente. E poi appunto ho messo le Crocs. Io le metto solo col calzino, cioè da sole non le riesco a mettere perché tipo mi scivola il piede anche per guidare. Quindi vado a comprare i pacchetti perché li ho finiti, quelli piccolini. Tra l'altro mi sono anche resa conto che mi si è spezzata un'unghia, quindi devo anche rifare quest'unghia qui. Sì, io sono team di persone che ancora porta la mascherina. Giusto così, secondo me è giusto. Nel senso, pandemic's over. Dove? Non lo so, la gente dove lo vede. Appunto, sono venuta a prendere i pacchettini. Questi qua con il pluriball dentro. Credo ne prenderò un po'. Wow, c'è anche lo scontisino. Vediamo quale misura mi conviene prendere. Questo è il mio metodo preferito per spedire i pacchettini, perché non c'è interazione sociale. Metto i pacchetti dentro questi cosi e è fatto. Allora, ecco il mio fantastico video haul. Questa assolutamente, ragazzi, cioè vi prego, se trovate questa cola per ciglia finte è una delle migliori. Le ho pagata 3,50 euro circa. La dovete lasciare asciugare un pelino, ma una volta che diventa trasparente la mettete. È un attimo. Poi appunto ho preso varie bustine così, queste col pluriball di queste dimensioni. Questa qui mi serve per incartare una cosa grande. E poi ho preso queste bustine qua normali. Qui i cagnolini li ho appena aperto. Ai sì, come sempre spiaggiato. Sta cosa mi fa morire perché tipo fa caldissimo, ma lei continua imperterrita a mettersi in questo modo. Sto letteralmente morendo di caldo. Cioè, lo sapete, io per uscire in bretelle vuol dire proprio che quest'estate è proprio calda, caldissima. Questi giorni ho le mani secchissime, quindi sto in continuazione mettendo questa crema qui. Cioè, non so se vedete qua tutte screpolate, non so perché. Forse perché ho usato più igienizzante mani questi giorni, perché con il fatto che è venuta Alessia da Glasgow, c'è anche la nostra amica che lei è americana, però studia lì a Glasgow, insieme appunto ad Alessia. Quindi, a parte questi giorni, ho parlato un sacco di inglese, una figata pazzesca, vi giuro. Che poi anche solo dopo 2 giorni, non so se vi è mai capitato, anche tipo quando state magari in vacanza e parlate appunto inglese, la vostra mente arriva a ragionare in inglese, quindi capisco chi dice che vivendo in un posto riesce a in qualche modo assumere meglio la lingua, perché è così, cioè ti entra proprio nel cervello, ma a parte ciò. Quindi siamo state un po' al centro, le abbiamo fatto vedere questo, quello e quell'altro, perché non ero mai stata in Italia, non ero mai stata a Roma, quindi giustamente. Quindi avendo preso più mezzi di trasporto eccetera, stavo sempre lì con la mutina, quindi probabile che possa essere anche quella la causa. Volevo farvi vedere gli altri charm che ho preso per le Crocs, perché secondo me impazzite. In realtà è molto semplice, basta che cercate veramente charm Crocs, pure Crocs, e poi vi esce da solo in automatico, ne trovate 1000. Questo qui l'ho preso doppio perché lo voglio dare a Ross, quindi appena riusciamo a salire, spero anche in questi giorni appunto che c'è Alessia, magari la andiamo a trovare, che Alessia invece non è mai stata a Milano. Poi ho un JK però in versione brillantinata, fatta così. Poi ho questo qui, Magic as Fuck. Questo qui invece con scritto Moon Fairy. Praticamente mi sono tenuta molto sui colori pastello tenui, più il viola, il nero. Questo qui è Twilight delle My Little Pony. Qui c'è scritto Good Vibes Only. Poi questi sono appunto gli altri dei BT21. Ovviamente li ho presi tutti insieme agli altri due che ho già messo. Poi questa qui è una conchiglietta. E poi praticamente queste sono 2 catenelle. Allora, su questa qui più lunga ci stava un
sacchiotto che però mi si è staccato, lo devo riattaccare. E invece questa è un po' più corta, pastellosa così appunto. Sono, vi giuro, troppo carine queste cose. E adesso che le Crocs vanno tantissimo, infatti sono già introvabili, prendetele subito perché ci fate veramente tutta l'estate. Ora sto montando il video appunto con Ele. Più che altro sto finendo di montarlo perché dura 48 e 52 ancora e sono a 37 minuti di quello che rimane effettivamente del video. Abbiamo parlato un sacco. Per pranzo in realtà ho da finire un po' di cose. Questi erano gli shirataki che ho fatto ieri con l'uovo, le zucchine, poi l'avocado, questo qua se no si fa marcio. Dopodiché penso mi mangerò uno di questi medaglioni di prosciutto. L'insalata, anche perché l'ho aperta ma già si sta rovinando, quindi non mi sembra il caso. Ok, ho riparato l'unghietta, questa qui che si era appunto sbeccata, e con l'occasione, visto che c'ero, riparato anche altre due che si erano un po' sollevate. Devo mettere a posto qua tutto il casino mentre appunto sono arrivata alla quinta di Stranger Things. Sto morendo di sete, quindi mi sono presa un po' di acqua, questa qua ghiacciata dal frigo, e adesso dalla mia super scorta di kombucha qua ne prendo una. Prendiamo questa qui al limone, dovrebbe essere. Non ho trovato la cannuccia perché sta nella lavapiatti e la lavapiatti era a fare, quindi non so con cosa la girerò. Questa qui è la macchinetta incriminata che non funziona. Praticamente io l'ho cambiata prima di partire per Los Angeles, quindi praticamente quasi un anno fa l'avevo fatta aggiustare eccetera eccetera, e praticamente da quel momento in poi si è rotta ogni volta che sono dovuta partire. Quindi prima di andare a Las Vegas stessa cosa, tant'è che ne ho proprio comprata un'altra. Cioè non si sa quanto mi è costata questa cacchio di macchinetta, cioè voi non avete minimamente idea. E adesso si è rirotta un'altra volta, perché non mi ricordo se ve l'avevo già fatto vedere. Ah no, adesso ci ho tolto la batteria. Ah no, eccola. Questo è quello che succede quando si accende. Ovviamente questa cosa funziona, ma è l'obiettivo il problema. Quindi tutto veramente magnifico. Io adesso mi trovo costretta a ricomprarne un'altra ancora. Appunto adesso tra un po' io riparto, starò 2 mesi in Corea, quindi non vorrei che mi succedesse qualcosa nel mentre che sono lì, perché poi dove la vado ad aggiustare la Sony? Quindi alle brutte magari farò qualcosa col telefono, ma non mi va di vloggare ogni giorno, fare ogni video col telefono, anche perché è un casino scaricare le clip e tutto quanto. Quindi mi toccherà ricomprarne un'altra, ma a questo punto io mi sono sempre trovata bene con la Sony, ma non lo so più. Diciamo che sono abbastanza disperata sotto questo punto di vista. Altra cosa, tra 2 giorni faccio un altro vlog, vado a fare un nuovo tatuaggio. Prima accompagnare Alessia a fare i suoi primissimi tatuaggi, quindi ovviamente vi riprenderò tutto. Poi voglio colorare di nero tutto questo tatuaggio del cuoricino, perché con il laser sto cercando di togliere quello piccolo che avevo sotto nero, però non sta venendo bene, quindi lo coprirò tutto di nero e pace amen. Stavo parlando così scendeva un pochino sta kombucha. Sì dai, un pochino si è mischiata. È troppo buona. Prima avrei detto ad occhi chiusi che quella al limone era la mia preferita. Adesso anche quella alla pesca è intrigante. Questa è l'Ilaria del futuro che vi parla. Sto montando il video che state vedendo e mi sono resa conto solo ora che manca totalmente la clip principale di questo video. Cioè il motivo per cui c'è questo titolo e tutto quanto, il mio mental breakdown per cui mi sono tagliata tutti i capelli, come potete vedere. Quindi sì, ecco, se vi siete persi quella parte è perché non esiste. A quanto pare pensavo il telefono stesse registrando, ma non stava registrando. Quindi sì, questo è il motivo per cui vedrete la clip che verrà dopo di questa. Ok, poteva decisamente andare peggio. Mi piace. Anche se credo che questa parte sia più corta, o forse è semplicemente meno bagnata in questo momento. Quindi poi rivedrò bene quando saranno asciutti. Però ecco, per fortuna, questa è una cosa che mi dite sempre anche voi, per fortuna mi stanno bene i capelli corti. Ma non male, spero ritornino prima o poi i capelli che avevo un tempo, belli sani, belli corposi. Oh, credo siano arrivati. Guardate come corre. Corri a sì, chi è? Chi è? Dai. Poi ripeto, non so come saranno da lisci, perché probabilmente avrò fatto tanti di quelle gaffe, ma dietro mi sembrano abbastanza pari. Quindi sì, in sostanza questo è il frutto di questo mental breakdown. Fatemi sapere se vi piacciono, perché così corti di questo colore non mi ricordo se li ho mai portati onestamente. Ora sto registrando qualche TikTok, mi sono portata la frangina su così, ho messo i capelli dietro le orecchie. Non sono malissimo. Mia madre ha detto, ma che devi andare a una festa anni 60? Mia madre
non è sicuramente una persona con una spiccata ironia, sicuramente non ha fatto ridere nessuno. Adoro, sto vivendo la mia fantasy, mi piace molto. Ho anche messo le ciglia finte che in realtà ho semplicemente appoggiato, perché per fare TikTok di solito cioè le appoggio in basso, giustamente. Ho di nuovo un mal di pancia tremendo, io non ho capito se è tipo l'orario, neanche oggi mi è venuto il ciclo, quindi sono esaurita il doppio probabilmente, ecco perché anche il mental breakdown e tutto quello che ne è conseguito. Comunque ora metto il telefono in carica perché sennò muore, cioè ve lo dico, tipo al 2%. Ve l'ho detto che sono irascibile, quindi non me la sono sentita di cenare con gli altri, anche perché a parte che è tardi, sono le 10, sono le 21:54, quindi mi sono portata la mia vellutata di zucca qui su, che adesso me la guardo appunto mentre finisco questa puntata di Stranger Things. Volevo fare una diretta su Instagram o su TikTok, non lo so. Poi mi dilungo sempre tantissimo col fatto che domani mi devo svegliare presto, non mi va, perché poi perdo veramente la cognizione del tempo e può essere anche che io finisca tipo alle 3 di mattina così a caso. Mangerò questa cosa. Un Santa Pauce. Tra l'altro questa è la mia preferita. Tra l'altro ho caricato un TikTok con appunto questi capellini, quindi seguitemi se ancora non lo fate, perché a volte avete dei contenuti extra. Tra l'altro ho dei progettini per quando sarò in Corea da fare su TikTok, e voi non avete idea. Cioè vorrei proprio fare una rubrica giornaliera, vediamo cosa riuscirò a fare, quindi non vedo l'ora di portarvi con me. Spero di riuscire a fare anche delle cose, staremo a vedere. Quindi insomma lì sicuramente caricherò un po' di roba. Intanto qua aspettate, vi copro che non sia mai spoiler o qualcosa. Sono arrivata alla puntata 6, qua per farvi vedere che sono le 21:57. Buongiorno amici, questo è il giorno dopo, ma mi ero scordata di registrare la fine di questo vlog, non mi sembra il caso. Tra l'altro mi sono anche lavata i capelli e così ve li faccio vedere anche lisci, cioè per averli tagliata da sola, veramente io molto soddisfatta, a parte qui che c'è un piccolo gradinello, ma va bene, tanto questo è il mio lato preferito dove mi metto sempre, quindi non fa niente. Comunque fatemi sapere se vi piacciono oggi, li ho lavati così scatto una foto e ve la metto su Instagram come appunto spoilerino. Detto ciò, grazie mille per aver seguito il vlog di oggi, spero vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Stamattina ho anche acquistato una nuova macchinetta, quindi torneranno molto più frequentemente i vlog che vi piacciono tanto. Io vi mando un bacio per ora, ci vediamo presto, ciao!